Buongiorno, oggi sarebbe stata la giornata del ritorno, del rientro tra le quattro mura scolastiche, la giornata in cui, com'è andata, cosa avete fatto, i grandi racconti di Pasquetta, l'epicità degli eventi vissuti in questi giorni. E non è così, non è così. Oggi me lo concedete? Non lo so, forse anche no, ma oggi è un po'. Non so, una giornata un po' nostalgia perché comincia realmente a pesarmi un po' la mancanza di avere quei 600 volti di un ambiente scolastico sempre di fronte agli occhi, quella la confusione. Ecco, una cosa che mi sta dando un po' fastidio, forse il silenzio. Dite, no, non è proprio silenzio perché comunque Nicole riempie le giornate, no? Però il silenzio di sottofondo. La sera, ad esempio, tutto, se vi affacciate al balcone, silenziosissimo. Però realmente gliel'ho scritto, lo sanno, mi mancano. Ed è così anche per tutti i miei colleghi. Ci mancano i ragazzi, ci manca la quotidianità, ci manca l'idea del poter condividere qualcosa. Lo sapete, ve l'ho già detto, cioè il mio modo di fare insegnamento è quello della condivisione. La condivisione ha preso questo termine, la condivisione online, no? Ti condivido un documento. Condividere vita è altra cosa. Condividere un documento sì, può essere utile, ma condividere vita è altro. Con tutto che di condivisioni anche un po' virtuali ce ne sono, perché c'è chi continua a scrivermi, a farmi tante domande. C'è chi mi manda foto, ieri ne ho ricevuta una stupenda di una rosa fatta di carta. Boh, la rosa sicuramente ha un grande significato, anche la persona che me l'ha mandata. È bello vedere che comunque i ragazzi si stanno ingegnando, però anche tra di loro ci mancano, sentono la mancanza l'uno dell'altro. Non lo so, non so come andrà a finire, non so quanto tempo ci vorrà, non so, so soltanto, lo ripeto, che mi manca tutto quello che è scuola, che è il modo che io ho di intendere la scuola, che è quello che mi piace, che è quello che ho deciso di fare come lavoro. Anche se per qualcuno può essere strano, perché sì, qualcuno dice che i ragazzi sono strani, sono particolari, che è difficile, che non si può stare con loro, che sono tutte le solite frasi fatte, no? Io glielo dico sempre a loro, lo dico anche a voi e lo dico registrato, così resta e nessuno può toglierlo. Io ho imparato una cosa facendo il mio lavoro, che chi parla male dei ragazzi è l'unica persona che realmente non passa un secondo della sua giornata al loro fianco.